abbiamo scelto lo sport come mezzo privilegiato per l'inclusione diversamente abile. Come ho detto precedentemente nel mio intervento, Daniele non può correre, ma siamo noi a correre per lui. E Daniele non può giocare a volley, ma sono gli altri che giocano per lui. In questi giorni stiamo promuovendo una serie di iniziative. Quella più interessante è l'acquisto di due sedie a rotelle per il mare, che metteremo a disposizione di tutti i ragazzi disabili, di tutte le associazioni che ne hanno bisogno e che ne fanno richiesta. E durante queste festività natalizie avremo il nostro quartier generale, che è in piazzetta Modica, dove faremo la nostra raccolta fondi, dove ci saranno momenti di aggregazione e di spensieratezza e di allegria. Allora, questa giornata è una semplice giornata, ma ricca, pregna di tanti messaggi che vogliamo dare al popolo mazzarese, ai cittadini mazzaresi. È una giornata in cui l'associazione Corro per Da, con la quale ho voluto collaborare in quanto responsabile della Federazione Sport Sord Italia, ha voluto, portando qui Marco Frattini. E Marco Frattini è per me uno degli idoli, perché incarna il messaggio di un ragazzo, di una persona che fa sport, che ha perso l'udito, che ha perso la vista da un occhio, ma che non si è fermato a piangersi addosso, ma che ogni giorno con quello che ha continua a fare il suo massimo possibile. Ha dovuto rinunciare al suo lavoro di odontoiatra perché le condizioni fisiche non glielo permettevano, ma lui si è reinventato in altri mestieri. Continua a fare sport a livelli anche abbastanza alti, con tempi che sono invidiabili. Per me quindi è un esempio da emulare e un esempio da portare in giro per l'Italia con il suo libro. Sono venuto a Mazara del Vallo per iniziare il mio tour in Sicilia, tour di 5 giorni che parte da oggi, domenica 17 dicembre, fino a giovedì 21 dicembre. Saranno 5 giorni impegnativi tra Mazara del Vallo e la zona di Catania, e sarà la prima tranche di una serie di incontri che faremo qua in Sicilia e che riproporremo anche la prossima estate. Quella di Mazara del Vallo è la prima data di questo tour. Sono stato ospitato dall'associazione Corro per Da e da Massimiliano Vucca, consigliere nazionale della federazione FSSI, Sport Sordi Italiani, per il quale ho gareggiato per diversi anni nel passato. Sono qua a presentare il mio primo libro, Vedere di corsa e sentirci ancora meno, e poi l'altra mia realtà, che è www.sciarunner.com, un progetto sul quale stiamo lavorando e che ha l'obiettivo di mettere in contatto runner da tutte le parti d'Italia e del mondo. E poterlo presentare qua a Mazara del Vallo è appunto un trampolino di lancio per poi passare verso tutta la Sicilia.